Rieccoci qui per continuare e quindi poi per portare a termine tutta la storia del Koinè. Abbiamo raccontato come papà è riuscito rocambolescamente ad arrivare da solo, sostanzialmente a piedi, con i mezzi pubblici e un sacco di valigie per esporre al Koinè, la fatica che ha fatto per trovare l'ospitalità dal momento in cui un santo, Don Pasquale, lo ha ascoltato e gli ha dato una camera per poter dormire, per potersi lavare. E poi abbiamo visto che ha passato la prima giornata, è tornato, ha parlato con Don Pasquale e il suo pranzo praticamente è quello che mangia di mattina, una tazza di tè e un cornetto al bar che si trova di fronte alla parrocchia dove ha trovato ospitalità per dormire e per lavarsi. Vai pure. Allora, la manifestazione in sé del Koinè durava 4 giorni, no? E gli espositori avevano a disposizione 6 giorni, perché un giorno per preparare e un giorno per smontare, no? Oltre ai 4 giorni. Quindi il primo giorno è passato. Ho scoperto che era entrata davvero tantissima gente e con soddisfazione mi ero reso conto che molte persone si fermavano anche a questi piccoli stand del reparto artisti. Io accanto a me avevo una ragazza di Salonicco, in Grecia, che faceva delle veramente molto belle delle icone, le classiche icone greche. E poi lei mi aveva raccontato che le faceva proprio secondo le antiche usanze, cioè prima di iniziare a lavorare pregava e poi. Quindi c'era tutta una preparazione anche spirituale e poi utilizzava i colori che utilizzava erano questi, erano le tempere, come avevo utilizzato anche una volta all'inizio del mio percorso artistico, la tempera all'uovo con il rosso d'uovo, eccetera. Quindi c'era questa ragazza, poi c'era un ragazzo tedesco che faceva delle cose completamente strane, di un modernismo spinto proprio all'eccesso, e secondo lui quella era arte sacra, in modo ognuno ha le sue caratteristiche. E poi c'era un altro ragazzo spagnolo e poi c'era un'altra ragazza, non mi ricordo più di dove, in modo eravamo in 10 e quindi più o meno un pochino di amicizia l'abbiamo fatta. E quindi il secondo giorno del Koinè, che è il terz'ultimo, Beh, tu di mattina ovviamente vai al bar per sì, rifocillarti, io immagino che avevi parecchia al mattino passo al bar, mi prendo, fame. beh, diciamo che ho scoperto una cosa, ho scoperto che il primo giorno è dura, è veramente dura, perché Quindi il giorno che avevi trascorso, quello precedente. l'appetito diventa quasi fame e quindi fai veramente molta fatica a trattenerti. Poi Anche dal secondo sì. giorno in avanti le cose migliorano, nel senso che il desiderio di mangiare più o meno c'è sempre, ma proprio questo appetito, questa fase che passando davanti a una rosticceria ti viene una voglia tremenda di entrare e ordinare qualcosa, eccetera, diminuisce.
e quindi, però poi dall'altra parte che cosa capita? Capita che ti viene sonno. Io avevo un sonno tremendo, con tutto che di notte dormivo, ma appena alle 8:30 arrivavo al coinè, se mi sedevo sulla mia seggiolina, noi avevamo ogni stand aveva un tavolino con due sedie, no? E se mi sedevo sulla mia sedia, rischiavo di proprio ploc, di addormentarmi, e quindi dovevo stare anche un po' attento a non farlo, perché non era bello. E allora il secondo giorno passa, verso la tarda mattinata, viene un signore, si presenta, cioè arriva e ha guardato molto attentamente tutto quello che io esponevo. E poi si presenta, era un signore che aveva pochi anni più di me, dunque io a quel tempo cosa avevo, 50 anni, lui ne avrà avuti 55, non di più, anzi forse avevo proprio scoperto poi più avanti che aveva proprio più o meno la mia età, era quasi un mio coscritto, davvero, è vero, è vero, mi viene in mente adesso. E si presenta come il signor Fraschini, dice: io ho un'azienda, noi facciamo oggetti di culto, essenzialmente calici, pissi di patene, ostensori, tutte queste cose. Siamo un'azienda abbastanza importante, difatti in realtà era sicuramente una delle più importanti d'Italia, anche perché in Italia non sono tantissime le aziende che si occupano di questo. I nostri, come si chiamano? Cugini, No, quelli antagonisti. antagonisti, sì, quelli contro di noi, sono gli spagnoli, i quali spagnoli sono molto molto apprezzati dagli americani, perché gli spagnoli hanno quasi lo stesso gusto degli americani. Gli americani hanno questo gusto molto eccessivo, no? In cui il calice deve esserci proprio poca, quasi niente di al di fuori del ricamo, e quindi sono piuttosto pesanti. Però poi questa ditta, che è molto grossa, era più grossa della Felli, appunto, il signor Fraschini, la sua ditta si chiama Felli ed era a Gemogno, il famoso paese di Bossi, no? E niente, In Lombardia. sì, in Lombardia, vicino a Sì. Varese, in provincia di Sì. Varese. Quindi questo signore, guarda tutto molto bene, eccetera, mi ha fatto i suoi apprezzamenti, ha detto che erano delle cose che vedeva per la prima volta, io non ho mai visto cose del genere su argento, eccetera. Poi si accomoda, si siede sulla sedia che c'era di fronte a me. E poi, chiacchierando così del più del meno, eccetera, a un certo punto mi chiede, così a bruciapelo: senta un po', lei ha mai fatto queste cose, queste incisioni, eccetera, su oggetti tridimensionali? E dico: no, in realtà non ho mai pensato di fare. Perché io più che altro le faccio come opere decorative, quindi sono tipo un quadro, tipo. E lui fa: ma pensa che potrebbe riuscire a lavorare anche su un oggetto tridimensionale? E io gli ho detto:
Penso proprio di sì, perché il tipo di incisione, smalto, eccetera, è la stessa cosa. Si tratta solo di trovare un trespolo o qualche cosa che mi blocchi il pezzo in modo che io possa incidere, possa lavorare, no? Non posso certo tenerlo solo in mano così, no? Quindi penso assolutamente di sì. E allora mi fa, ebbene, oggi pomeriggio venga a vedere il mio stand. C'è scritto Felli Varese. E io eventualmente le darei alcuni pezzi da provare. Lei prova, vede. Se riesce a tirar fuori qualcosa, io sarei molto interessato perché mi piace veramente quello che lei, questa sua tecnica. E tra l'altro sarei in ogni caso il primo a fare una cosa del genere perché io so che nel mio campo non c'è nessun. Perché difficilmente queste cose vengono fatte a mano, perché c'è sempre il problema del prezzo, quindi un oggetto fatto a mano chiaramente costa sempre molto di più che un oggetto fatto in un certo senso con i macchinari e con cose. Anche gli spagnoli, Molinas, come si chiamano, un nome del genere. Anche loro, l'80% dei pezzi che fanno sono fatti in modo meccanico, quindi sarebbe una cosa oltremodo interessante se lei riuscisse a fare. Dice, venga a trovarmi nel pomeriggio, così le presento anche mia moglie, i miei tecnici, eccetera. E va bene, siamo rimasti così, no? A un certo punto poi mi saluta, se ne va. E appena va via, poco lontano, c'è un signore che presentava dei candelabri, delle cose del genere, delle candele, portacandele, eccetera. E quindi è uno che aveva un'altra azienda. Si alza, mi viene vicino e mi fa. Quel signore che è andato via adesso, per caso è interessato al suo lavoro? Dico, ma in un certo senso sì, mi ha chiesto se io fossi in grado di fare queste cose anche su un oggetto tridimensionale. Guardi, dice, mi fa, se lo tenga ben caro quel signore lì, perché se per caso. E lei dovesse mettersi a lavorare con lui, lei le assicuro che è qualcosa che vale molto di più di un terno al lotto, perché glielo assicuro, io lo conosco bene, è una delle persone più oneste che si possono trovare in questo campo. Quindi lavorare con lui vuol dire, in un certo senso mettersi a posto, insomma, mi ha ulteriormente interessato, no? E quindi al pomeriggio sicuramente sarei andato a cercare il suo stand. E poi arriviamo verso mezzogiorno, non mi ricordo se la cosa chiudeva. Aveva un intervallo di chiusura da più o meno dalla mezza fino alle 2:30. La Per la pausa pranzo, pausa pranzo. il famoso pausa pranzo che Io per te non non esisteva. esisteva, per me c'era la pausa acqua, che c'era la fontanella, e tutti i momenti, almeno se non altro in quel periodo ho bevuto bene. E poi a questo punto arriva il cardinale, il vescovo di
Ah sì, sono le fotografie che avevi Sì, trovato. arriva il vescovo di Vicenza, Monsignor, si chiamava Monsignor Nonna, diciamo, nome tipo, un nome abbastanza facile da ricordare. È arrivato senza il classico codazzo di persone che seguono un personaggio importante. È arrivato proprio da solo. Da solo ha dato uno sguardo anche alle cose dei miei colleghi. Poi si è soffermato a vedere le icone della mia amica lì di Salonicco e poi è entrato nel mio stand e si è messo a guardare le mie lastre, no? Eccolo qua, sì, è lui. Non so se si vede. Sì, più o meno, aspetta, diciamo che Ci sono i riflessi. ci sono tutti i riflessi, quindi questo è papà, è il vescovo, e questo è lo stand con appunto lassù in alto un trittico del Rocciamelone in argento, qua sotto lo sportellino con le due antine Del del tabernacolo. tabernacolo, con altri quadretti piccoli, e lassù in alto una croce, sempre su argento, su supporto rigido. E poi oltre a questa foto qui, hai anche quella foto lì, hai anche questa. Ecco, qua ci sei te. No, mettila molto più indietro, verso di te, sì, esatto. Va bene. E dunque, lui si ferma interessato. Ecco, qui volevo far Sì. vedere le portine del tabernacolo. Non Sì. so se si vedono. Aspetta. Sì, si vedono abbastanza bene, più o meno. Più o meno, insomma, è chiaro che. Comunque sì, ci sono quelle due, le due cerniere, perché qua le due portine del tabernacolo sono chiuse, poi al centro qui non si vede, ma c'è l'ubicazione per la chiave, no? Sì. La serratura Sì, in questa perché. fotografia lui era interessato a... Ecco, lui dopo aver guardato tutto ha focalizzato il suo interesse su queste portine del tabernacolo perché c'era qualche cosa che lo interessava e non capiva. E allora mi dice, perché in pratica c'era una specie di croce molto, diciamo, sfocata di fondo con un bel grappolo d'uva e il grano che faceva a raggiera tutto intorno, faceva un po' i raggi del sole, no? Però appoggiata a questo grappolo d'uva c'era una bellissima farfalla, veramente ci avevo lavorato molto quella farfalla. E questa farfalla appoggiata lì. Allora a questo punto il vescovo mi fa: senta, mi deve togliere una curiosità. Perché ha dipinto quella farfalla sul. Cioè non è, la farfalla non è un simbolo cattolico, un simbolo cristiano. Avesse messo un pesce, magari era più. E no, dico, secondo me è un simbolo, vabbè, forse è un simbolo nella mia sensibilità d'artista, quella farfalla è molto importante, perché per me questa farfalla rappresenta proprio il cristiano, perché la farfalla. Sappiamo tutti che nasce come crisalide e la crisalide non è particolarmente bella, è un bruco, no?
Un bruco che a un certo punto si ricopre di questa, come possiamo chiamarla? Ma questa sorta di placenta Sì, embrionale, sì. e poi a un certo punto questo bruco si apre e il bruco rilascia la sua pelle, chiamiamola così. Apre le ali e il bruco diventa l'insetto assolutamente più bello della natura, perché penso che in natura insetti più belli della farfalla è difficile trovarne. E quindi per me questo è un pochino il cammino del cristiano. Quando nasciamo non è che siamo cristiani, per diventare cristiani dobbiamo fare un certo cammino, no? Quindi ci mettiamo un certo tempo, però poi quando finalmente siamo cristiani, quindi io non so se vogliamo trovare il momento topico, quando facciamo la prima comunione, poi facciamo la cresima, in quel momento noi diventiamo a tutti gli effetti cristiani. Ed ecco che nel momento che noi diventiamo cristiani, assumiamo la bellezza della farfalla, cioè diventiamo uomini a immagine di Dio, e quindi diventiamo. E lui è rimasto, mi è piaciuto perché mentre io gli raccontavo tutta questa storia, lui è rimasto lì a bocca aperta a ascoltare. E poi mi fa, ma lo sa che è interessante. L'unico problema è che lei in un tabernacolo del genere dovrebbe mettere una spiegazione, perché non tutta la gente è in grado di capire autonomamente questa metamorfosi, però dice, bravo, le faccio i complimenti perché effettivamente può essere interessante, può essere davvero interessante. E quindi ho avuto anche questa visita dal vescovo che in un certo senso mi ha anche entusiasmato abbastanza, perché insomma chiaramente un vescovo. Non so se si chiamava Nonis o un nome del Ma genere. guarda, dovrei poi fare una Sì. ricerca, possiamo nominarlo anche nel prossimo Ad video. ogni modo, perché avere. Io avrei anche potuto trovare una persona che diceva, ma forse è un po' fuori dal mondo, perché insomma, paragonare il cristiano a una farfalla, però. Tutto sommato, invece, no, mi sembra che avesse capito bene quello che io volevo dire e non l'aveva trovato poi così osceno e così fuori dal mondo, ecco. Ma è qui che gli stai raccontando questa cosa? Sì, gli stavo Allora raccontando. abbiamo anche, come abbiamo visto prima, la Sì, perché. fotografia del vescovo che ascolta, meravigliato, papà che gli spiega questa metamorfosi della farfalla. Poi basta cercare il vescovo di Vicenza 1991 e il nome lo Sì, troviamo. ha un nome breve, ad ogni modo. E quindi così finisce la mattinata, poi io vado a farmi una passeggiata per. Di solito quando chiudeva io mi facevo una passeggiata a piedi, ma non prendevo il pullman, non andavo in centro a Vicenza, eccetera. Era bella anche così la campagna intorno, no? E poi al pomeriggio, quando rientro, la prima cosa che ho fatto sono andato a cercare lo stand della Felli, e così trovo di nuovo quel signore. Mi ha presentato sua moglie e poi mi ha presentato
due suoi collaboratori, che sono poi diventati grandi amici miei, anche loro. Uno è quello che si occupava del restauro delle cose antiche ed era davvero un piccolo genio, questa persona. Qualsiasi cosa gli metteva in mano, lui te la riportava ai fulgori primitivi, diciamo, no? Quindi era veramente bravo, era un uomo di una. Aveva già quasi 70 anni, quindi aveva una bella esperienza, diciamo, io sono rimasto abbagliato a vedere. Lui aveva affittato due stand, ma di quelli grossi, ci saranno state circa 200-300 oggetti. E io sono stato un po' abbagliato da tutto quell'oro, mamma mia, quanto oro che c'era. E così ho scoperto, poi lui mi ha spiegato bene come lavoravano loro, eccetera. In pratica, loro acquistavano il rame, perché no, scusate, che non rame, il lottone. Perché l'ottone è sempre la base degli oggetti di culto. Quindi loro acquistavano l'ottone in lastre e poi avevano tutti i macchinari. Difatti, poi la prima volta che io sono andato sotto a vedere l'officina era da passarci delle giornate intere a vedere tutti i macchinari che avevano. Era enorme, era grandissima. Quindi loro prendevano la lastra. In pratica poi creavano l'oggetto, il calice, la patena, l'apside, lo stensorio, eccetera, qualsiasi cosa dovevano ottenere, e poi veniva prima di fare la doratura, si dava, come cosa si dà prima dell'oro, sotto l'oro, aspetta, adesso. È logico che in Sì, qui possiamo questi. vedere, anche se sono delle foto con le tue incisioni fatte a mano, più o meno sono gli oggetti, insomma, di produzione, no? Sì, c'erano quelle foto sparse Adesso poi le che cerchiamo anche, erano più belle come fotografie. sì. E quindi lui mi spiega tutto quello. Cioè, in pratica, loro partivano dalla lastra d'ottone e alla fine usciva l'oggetto finito, pronto da essere impiegato in chiesa, eccetera. Quindi poi la doratura avveniva sotto una campana di vetro, senza l'aria, quindi non c'era alcun pericolo quando veniva fatta la doratura, non c'era alcun pericolo del classico puntino di polvere, eccetera, che può rovinare poi l'oggetto. E Sì, quindi poi sì, tra l'altro in questi. questa fotografia qua Ah, qui si vede si sì. vedono bene le due antenne del tabernacolo di cui abbiamo parlato Tabernacolo. prima. Aspetta che cerchiamo di farle vedere un po' meglio, con una luce migliore, ecco. Quindi queste sono le due porticine, forse riuscite a vedere alla vostra destra l'incavo per far entrare la chiave nella porticina dove c'è la farfalla. Questa è la famosa farfalla di cui si diceva prima. E questa è una lastra piatta di argento 800 mille, lavorata sul grezzo e poi preparata per l'incisione e la smaltatura. E questo era il simbolo di cui parlavamo prima, che aveva visto il vescovo nelle due portine. Sì, e questi sono i primi oggetti che facevo. Questa è una pisside che si tiene di solito dentro il tabernacolo dove ci sono le
Sì, l'apice del contenitore delle ostie, Io incisa a mano. Quindi lui ti dava il pezzo grezzo lo e tu incidevo, lo dovevi smaltavo inciderlo. Sì. e poi glielo restituivo. Questa invece è una patena. La patena è dove si mette l'ostia. Questo è un piede di un calice. E tu inizialmente incidevi a mano, vero, qua sopra? Per più di un anno ho inciso sempre completamente a mano. Cioè I bulini, avevo le trovato punte. la Metrez, mi sembra, ma non c'è un nome. Una ditta tedesca che faceva dei bulini con le scaglie di diamante, no? Quindi questa incideva in modo molto profondo. E poi c'erano i bulini più fini per riportare tutto il disegno. E poi gli smalti che davo erano smalti trasparenti, smalti da vetro in pratica, Sì, ma ti ho portato fuori un po' dal discorso. Aspetta, siamo già sulla mezz'oretta, quindi Sì. chiudiamo questa prima parte e poi continuiamo.